nostra canalizzazione. Sto bene. Sto bene. Sto vivendo per me, per il mio piacere, per la mia felicità. E in qualche modo, ecco, la mia ambizione è quella di arrivare a sentirmi, come dire, ecco, realizzato, no? Voglio sentirmi un vincitore. Voglio più che sentirmi, pensarmi vincitore, essere un vincitore, essere una persona, come dire, ecco, di quelle che hanno tutto sotto mano, che non gli manca niente, che mettono le mani in tasca e trovano tutto quello che gli serve, perché con i soldi puoi fare tutto. Però ho capito anche che certe cose con i soldi non si possono fare. E quindi ce l'ho qualche rimpianto o qualche rimorso. Ho avuto molto dalla vita. Mi sono creato la vita come immaginavo di desiderarla, di volerla. Mi sentivo Dio della mia vita. Avevo bellezza, ricchezza, intelligenza, scaltrezza. Tutto il bello era accanto a me e tutto il bello era possibile. Tutto l'appetibile era possibile. Poi ho un po' perso la strada. Mi sono un po' perso per strada. Forse anche un po' di ossessione, accanimento, ostinazione, testardaggine. O forse qualcuno che mi ha malocchiato. O io che non credevo veramente in me stesso. O non ho capito determinate cose al momento giusto. Magari quando era il momento di fermarmi, quando era il momento di mettere un punto. Diciamo che questo punto fosse il momento clou. Diciamo che così è un po' legato un po' alla mia immaturità affettiva, un po' alla nascita dei miei figli. Forse lì avrei dovuto finire, avrei dovuto impegnarmi di più in quell'ambito, impegnarmi nel lavoro, impegnarmi per il successo. Il messaggio, conscio e inconscio, era quello lì. Io mi sono allineata a quella frequenza emotiva, però non ero felice. Non ero davvero felice, quindi corteggiavo una sorta di felicità, un qualcosa che doveva arrivare forse, ecco, da tutto quello che sai. Tutti dicono: ah, il giorno che ti sposi sei felice, il giorno che hai dei figli più felice ancora, il giorno che i tuoi figli fanno determinate cose sarai felice. Ma io non sentivo quella felicità, mi mancava il gusto di quella felicità. E quindi nella ricerca di qualcosa di più forte, di emotivamente più forte, era questa la mia spinta interiore. Credo di avere mandato a gambe per aria tutta la mia vita. E questa è un po' la mia filosofia. La mia filosofia è non stare mai troppo nello stesso posto.
spostarmi, non essere mai. La mancanza di stabilità, la mancanza di, diciamo, ecco, di accontentarmi, il non volermi accontentare, il misurarmi con qualcosa di più forte, con qualcosa di più estremo, con qualcosa anche di più pericoloso per sentirmi più forte, più in gamba, più uomo, più capace di sfidare anche la morte, ma la morte forse anche fisica, con tutto quello che ne consegue. Non sono riuscita a cambiare neanche per le cose più belle e più sacre, legate proprio alla famiglia, agli affetti, legate ai soldi, alla benestanza, a tutto quanto. Non ci sono riuscito. E da lì è cambiata completamente la mia sorte. Quando sono cambiati probabilmente con loro, o io mi sono reso conto che loro erano cambiati nei miei confronti, ho capito che avevo fallito tutto. Ho capito che, diciamo, ecco, come dire, con l'amore è mercenario, finché ci sono i soldi, finché un marito è un bancomat, finché un genitore è un bancomat, allora tutti ci vogliamo bene. Quando non il bancomat è guasto o non eroga banconote, allora non c'è più questo bene. E ho capito quanto è fragile il bene. Ci sono delle cose dentro di me che non mi sono chiare. Alcune non le ho capite. Altre un po' cerco di capirle o di sentirle facendo una vita illusoria insieme agli amici. Amici, quasi fraterni, fratelli, illusioni. Ma dentro di me c'è qualcosa che mi porta a credere che, o a sentire che c'è un bene, un senso di bene forte, come un inizio e una fine, un senso di completezza, come quando inizi qualcosa e poi la completi e ti dà il senso pieno della vita. E io l'ho sempre legato alla mia partner, alla persona importante nella mia vita, che forse era un rapporto tossico, forse è rimasto più che quello che doveva essere finché morte non ci separi, no? L'unica cosa che non ci separa è forse la tossicità e l'estremità di questo rapporto con i litigi, con tutto quello che non va bene. Io mi sento molto bloccato nel passato. Ho molte cose irrisolte del passato. Non solo risolte, ma a livello emotivo, ma anche a livello proprio, ecco, mentale, psicologico, sotto diversi aspetti. E forse i tanti anni o periodi di solitudine non mi sono bastati a capire tutto di me o tutto. Quindi non mi sento forse più adatto a una vita di famiglia, una vita di coppia, una vita normale. Forse devo stare da solo. Forse devo finire i miei giorni, completare la mia vita così da solo, perché forse così è anche meglio, eh. È che non mi sento mai totalmente da solo. È che mi sento come se c'è qualcosa che mi sta, come dire, ecco, accanto, come una spinta interiore che mi spinge verso un modello, come dire, ecco, di paragone, di paragone che va nella direzione di un equilibrio sentimentale. Però io poi ci provo e poi mi chiudo. Poi mi chiudo, sto sulla difensiva, cerco di difendere quello che è il mio, perché forse in fondo mi ci sono abituata a vivere in un certo modo e
anche avere sovvertito tutti quelli che sono i valori, non riesco a dormire la notte, non sto bene e fare delle scelte definitive e sentimentali onestamente mi mette molto in crisi. Anche se sento un'attrazione molto forte per questa scelta, mi sento spinto, mi sento portato. Ma ho bisogno di tempo. Ho bisogno che tutto avvenga mentre io riesco anche ad abituarmi. Mentre io riesco anche a far decantare gli aspetti che non vanno e ad integrare invece quelli belli, quelli buoni. Finché forse magari, ecco, mi concedo la possibilità di una vita diversa, di una vita, non dico con una svolta, ma di una vita redenta. O forse tutto. Quello che è accaduto nella mia vita può darsi che sia accaduto perché è guidato dall'alto e a me è sembrata una sfortuna, invece era guidato dall'altro perché doveva andare nella direzione di qualcosa di meglio. O incontro al mio destino, mentre io fino ad oggi mi sono sentito l'autore del mio destino. Ho sempre amato fare il fenomeno ed essere il protagonista della mia vita e non ho mai pensato che. Diciamo, ecco, abbiamo uno scopo nella vita che trascende le nostre miserie, i nostri egoismi. Forse su questo atteggiamento spirituale sono sempre stato molto distaccato, molto anche cinico. Lo sento, ma quando questa istanza interiore mi sfida, io cerco di prevalere pensando che i miei pensieri mi stanno ingannando. Mi ingannano e contemporaneamente mi sento attratto, penso che sia una cosa buona. Adesso ho solo bisogno di sentirmi più sereno. Infatti mi sono anche allontanato da tutto, tutti. Certo, mi porto dietro un bel bagaglio di, anche sì, permettimi, di diffidenza, perché mi devo ben guardare le spalle. Però non posso dire di essere totalmente sereno, ma sto cercando con tutto me stesso una nuova possibilità di serenità, ma soprattutto di stare sereno mentalmente e spero che possa accadere molto, molto velocemente. Sono in un movimento per un nuovo inizio e ho tutto quello che mi serve per poterlo fare, per qualcosa di meglio. L'alternativa non è tanto buona e quindi devo prendere la situazione, come dire, ecco, in pugno per non perdere il controllo, ecco, della mia vita e non mi va di fermarmi, di fare altri sacrifici, non mi va neanche di cambiare, non mi va neanche di guarire, mi va di continuare a fare quello che ho fatto e in futuro si vedrà. Il futuro poi offrirà le sue opportunità, magari, come dire, ecco, se ci sono delle cose del passato che dovrò riaffrontare, certamente, ecco, lo farò, ma più che altro sto cercando di fuggire da tutto quello che in qualche modo emerge forte nella mia vita e mi fa sentire un grande senso di perdita e di dolore. Forse sono nemico del prendermi la responsabilità. Forse dovrei anche imparare. E forse dovrei imparare prima di tutto ad amare. Anziché risolvere con il distacco, con la freddezza, con, diciamo, ecco, fare l'indifferente per capire se qualcuno magari ci tiene a me, mi aiuta, mi compatisce o mi capisce e comprendere da questo che amore un po' forse è il mio essere bambino che vuole essere al centro dell'attenzione ed è anche il mio modo per incensarmi, per stare bene. Non c'è giusto o sbagliato, non c'è.
Non c'è. Però io adesso. Adesso devo andare. Non posso lasciarmi condizionare da certi sentimentalismi. I sentimentalismi non fanno per me. Mi bloccano. E dire che penso di essere una persona molto sentimentale, ma non lo faccio vedere, anzi, maschero questi sentimentalismi con un eccesso di egoismo, con un eccesso anche di, sì, avarizia, di severità, di un mio senso di equità che magari, ecco, serve semplicemente a provocare, stimolare e vedere che cosa succede. Voglio stare da solo. Voglio stare da solo perché non penso che la mia sorte cambia, non penso che mi aspetta qualcosa di buono. Io penso che vado verso la fine e basta. Posso andare solamente verso la fine. Comunque vada, tutti vanno verso la fine. Però io ci vado sfidandola, questa vita, sfidandola, questa morte, sfidandola. Con coraggio, forse anche con insolenza. Però voglio vedere come va a finire. Voglio vedere perché mi voglio sentire io il padrone della mia vita. Voglio giocarmela fino in fondo. E quello che sarà, si vedrà. Quello che ho seminato, raccoglierò. Penso che poi in fondo la vita sia anche giusta. Ma voglio essere sempre io, non a rigare dritto, ma a scegliere. A scegliere. Almeno tra due opzioni. Mi sento in dissonanza cognitiva. C'è qualcosa che mi porta a elevarmi. E dell'amore, lo so, i sentimenti. Ma allo stesso tempo. Mentre mi elevo, non mi posso neanche trattenere. E in certi momenti non capisco quello che mi sta succedendo. Non controllo i miei pensieri. Li vorrei controllare, li vorrei raggruppare, vorrei riuscire a fare brainstorming, ma questi pensieri sono come degli sciami improvvisi che mi pungono, causano anche un certo prurito, li vorrei controllare, forse in mezzo a tutto questo c'è anche qualcosa di bello e di buono, però poi non riesco a trattenere niente. E l'unica cosa che desidero è rimanere come sono, stare con me, in me, anche se mi rendo conto che non ci sono cose di grande valore nella mia vita. Mentalmente in questo momento mi sento proprio impoverito. Mi sento impoverito, mi sento diverso da quello che potrebbe essere il mio massimo potenziale da esprimere. Forse non mi sento davvero sicuro. Ecco perché in qualche modo, ecco, mi aggrappo, o vorrei aggrapparmi a volte ad alcune persone che mi vogliono bene, ma allo stesso tempo sono sempre solo con me stesso. Coltivo un sentimento.
sotto una campana di vetro, che mi mette e mi fa sentire veramente a nudo, dove sono veramente me stesso. Ed è qualcosa che in fondo io, volente o nolente, curo, però non lo faccio vedere. Faccio vedere semplicemente che c'è freddezza, faccio vedere che non ho nulla da dare, come se io non avessi più un cuore, come se io al posto del cuore, dei miei sentimenti, dell'anima, avessi semplicemente le mie premonizioni, i miei pregiudizi, le mie preoccupazioni, tutte le cose, diciamo, ecco, che uno può pensare, io ci penso prima, affinché non mi accada, e in qualche modo ecco, sto sulla difensiva perché già mi sento molto scoperto sentimentalmente e non voglio sentirmi, come dire, ecco, ancora più fragile, perché già mi sento veramente, ecco, totalmente trasparente e indifeso. Quindi mostro a volte una certa indolenza, indifferenza, mi sento così svagato, anche lì dove sono stato presente, in realtà con la mente fuggivo, che non riuscivo a stare. Nonostante tutto mi sento preso, nonostante tutto c'è una persona nella mia testa, ma è nel mio cuore. Sembra come se fosse me stesso o una versione di me che io sconosco. In qualche modo ci dobbiamo trovare a metà strada, o uno deve andare dalla parte dell'altro, ma è molto difficile percorrere questo ponte per raggiungere l'altro e per trovarsi insieme e riconoscere, come dire, cose stessi. Forse entrambi vogliamo fare anche le prime donne, forse entrambi vogliamo aiuti e comfort. Ma a me mancano le sicurezze, non mi sento sicuro, non mi sento sicuro di essere, di stare, di fare, non mi sento sicuro, mi sento indigente sentimentalmente. Ho voltato le spalle a favore di un'idea che non ho totalmente abbandonato, di una nuova fase della mia vita da costruire, ma allo stesso tempo non rinnego me stesso perché ho le mie radici e le mie radici sono la mia chiave. Anche se al momento la mia vita è proprio spoglia, priva di legami forti, forse anche in qualche modo mi sento anche io distaccato. Penso a che cos'è che è andato in tilt, forse quando ero bambino, forse un senso di abbandono, un senso di indifferenza da parte degli altri, quel forse non sentirmi totalmente capito che mi fa essere così, come uno che ha bisogno di essere inseguito, ma allo stesso tempo mai preso, in cui mi sento uno che fugge, ma che non vuole essere catturato, che non vuole rimanere. Forse lei mi aspetta, ma ha capito che io non ci sto con la testa. Ha anche capito che quello che sembra bello e che sa di amore è doloroso. O perlomeno io ho anche stabilito dei confini. Dice, confini dove sì, ok, io ti voglio molto bene, tu per me sei importante, ma ti farai male, te l'assicuro. Questa è l'unica garanzia che posso darti. Allo stesso tempo c'è il nulla intorno a me, solamente disagio, confusione,
pericolo e dolore. Questa è l'unica cosa che posso dare. In questo momento mi vedo così, sono così. Lei com'è per te? Ma lei è una persona costruttiva, una persona che ti avvolge, una persona che si impegna, una persona che ti fa vedere la vita o tu vedi la sua vita tutta ovattata, intenta a fare ogni giorno il suo compitino. È una persona dagli orizzonti ampi che non tende a proteggersi. E è una persona anche che si assume dei rischi, proprio perché ha una visione ampia, ampissima. Queste cose di lei mi piacciono e mi turbano. Sembra a volte che lei stia fuggendo, forse anche da me, perché in qualche modo ecco la costringo, ma in fondo è una persona che resta dov'è perché ha la forza e la capacità di resistere non solo alle avversità, ma anche di a capochino andare contro vento, contro corrente, contro tutto e contro tutte le avversità. Sicuramente è una persona costruttiva, pratica e anche un grande acume mentale. Il suo cuore? Lei non parla molto dei suoi sentimenti. Forse a volte non li fa neanche vedere. Forse non vuole che io conosca i suoi sentimenti. Forse non si sente libera di esprimerli. Sì, non penso di poter parlare dei suoi sentimenti. Però è una persona buona, amabile, capace di gesti sicuramente, ecco, romantici, delicati, appassionati. Sì, questo glielo riconosco. E forse anche lei è un po' troppo per me, a dire il vero, rispetto a quello che fa per me. Sì, forse anche troppa luce. Troppa luce. Lei è ambiziosa. Lei è ambiziosa, punta in alto, ma non rispetto a me in generale, nella vita, fa tantissime cose. Morde la vita. Ha a volte la testa per aria. Le piace il cielo, la luna, le stelle, l'universo. Le piacciono tutte queste cose. È un po' poetica, certamente nella sua vita non manca la poesia, o un senso di trascendenza. Sì, queste sono le cose che mi hanno colpito di lei. E anche un suo aspetto duale, lati ombra, contemporaneamente lati di luce, bene e male, che formano una perfetta danza. Sì, è una persona fuori dal comune, forse. Ecco, questa persona con la sua luce è venuta a tirarmi fuori dai miei labirinti. E io mi sto nascondendo. Mi nascondo. Perché forse in fondo so che lei veramente può essere la persona che mi può guarire. Però io ascolto altre voci, quelle più simili a me, quelle aliene, e mi sto difendendo. Non voglio essere visto, non voglio essere capito. Ho fatto vedere mille volte mille sfaccettature, alcune molto spigolose, molto antipatiche, facendole vedere o accusandola o rappresentando le cose come se io vedessi lei, quando in realtà, diciamo, erano solamente delle scuse per spaventarla, per farla allontanare,
far cascare un po', rompere gli equilibri. Prima li avevo un po' fragilmente costruiti. È stato un atteggiamento furbo da parte mia, diciamo, ecco, per prima, ecco, sedurla. E poi sono stato un po' codardo, un po' vigliacco, un po' infantile, però io quello che sento è che lei, diciamo, ecco, non mi vuole cuocere al forno con le patate, a dire la verità. Credo che provi della tenerezza per come sono fatto, per come sono fatto, e probabilmente mi sta anche aspettando. Sicuramente non è una persona che fa dei voltafaccia, molto, molto stabile, non è nemica del tempo. E con i sentimenti, almeno i suoi, che magari non significano grande amore, ma è una persona che sa aspettare, quello sì. Che vuoi fare tu? Ma magari è come oggi. Veramente cosa desidereresti? Vorrei lasciarmi andare. Allo stesso tempo vorrei scappare. Allo stesso tempo desidero un po' l'approvazione della mia banda di amici, di quelli come me. Allo stesso tempo vorrei essere abbastanza forte da tenere il filo. Vorrei lanciarmi, spiccare il volo, ma mi mancano le ali. A volte mi trovo a manipolarla per non essere manipolato. Vorrei tenerle la mano e allo stesso tempo lasciarla andare via. Non so quello che voglio. Non so nemmeno dove stare in questo momento. Mi sento dappertutto e da nessuna parte. Mi sento di attraversare le città, ma penetrando gli aspetti materiali, e ce ne vogliono di soldini. In questo momento non mi porto dietro, è come una nave che non attraversa le emozioni, è una nave che attraversa solamente la materia. Va bene. Va bene, ma che crisi. Non vado oltre questo.